Dopo un anno di stop a causa della soppressione delle sedi distaccate di Pescara, Parma e Latina, oggi è ripresa la tradizionale inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Sezione di Pescara. Nella relazione il presidente Michele Eliantonio ha evidenziato come nel 2015 siano diminuiti i ricorsi e si siano di conseguenza snelliti i tempi di smaltimento degli arretrati. L'unico incremento registrato è quello relativo alle impugnative di gare e appalti pubblici. Alla cerimonia ha partecipato anche il neo sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Questa inaugurazione l'anno scorso non c'è stata perché il TAR rischiava di chiudere e invece siamo felici perché oggi qui noi possiamo di nuovo essere all'inaugurazione dell'anno giudiziario, è una cosa importante ed è un buon servizio che la giustizia rende ai cittadini. Questa inaugurazione, aggiunto, è la dimostrazione che la giustizia non può essere fatta con la calcolatrice in mano. Ora lo stesso impegno va messo per evitare la chiusura dei piccoli tribunali. Abbiamo dimostrato con pazienza al governo che un'attenta analisi costi-benefici portava ad una scelta più conveniente per il mantenimento della sede di Pescara e così è stato. Adesso per l'Abruzzo dovremo fare altre scelte che riguardano i tribunali e l'impegno sarà a fare attente valutazioni come quelle che sono state fatte per il TAR.